Abbiamo ritenuto di sottolineare ancora una volta che la soluzione più idonea a traghettare l'Italia fuori da questo avvitamento e da questo pantano è nel conferimento dell'incarico a Pierluigi Bersani, a chi ha incarnato con coraggio la necessità di un dialogo con la domanda di cambiamento che è così prorompente nel Paese e che si è espressa nelle urne. Riteniamo interdetta qualunque possibilità di immaginare un governo di larghe intese. Il Popolo della Libertà ondeggia tra vacui e retorici richiami al senso di responsabilità nazionale, l'assedio ai tribunali, la cospirazione più vigliacca come quella che ha portato a concordare le dimissioni del ministro Terzi. Il PDL non è alleato possibile, tanto più in una situazione come quella che vive oggi l'Italia. Per noi, al di fuori della personalità del capo della coalizione di centrosinistra, dell'audacia riformista che egli è chiamato a mettere in campo, non vi è alcuna possibilità di risolvere l'intricata situazione della politica italiana. Questo ci sentivamo di dire con tutta onestà e ancora in queste ore vale la pena rimarcare un concetto. Tutti, Grillo come tutti gli altri leader politici italiani, hanno sulle proprie spalle il destino del Paese. Bisogna evitare di togliersi il paese da sopra le spalle e di metterlo sotto i piedi. Chi facesse prevalere un calcolo elettoralistico rispetto alle necessità e alle urgenze dell'oggi commetterebbe un delitto nei confronti del paese, sciuperebbe una straordinaria occasione, una storica occasione di cambiamento e ne risponderebbe a tutti gli italiani. Mi pare che da Grillo sono venuti finora prevalentemente degli insulti. Io penso che Bersani sia la più matura e la più forte espressione della volontà di dialogo con le istanze del Movimento 5 Stelle. La eliminazione di Bersani significa il netto indebolimento di una prospettiva di dialogo con quella parte dell'Italia. Grazie.